Sono già al lavoro uomini e macchine del consorzio di bonifica per lo sfalcio e il taglio selettivo della vegetazione su circa 220 km di corsi d'acqua per rimettere così in forma i fiumi del comune aretino. Un'operazione di prevenzione del rischio idraulico da oltre 2 milioni di euro. Si tratta di quei lavori meno visibili, meno impattanti, ma molto importanti per mantenere in efficienza il reticolo idraulico e quindi garantire il regolare scorrimento delle acque e quindi una maggiore resilienza dei nostri territori. Si tratta di contenimento della vegetazione, quindi sfalci dell'erba, tagli delle piante, mantenimento delle opere idrauliche presenti e rimozione dei sedimenti appunto dove è necessario. Un programma condiviso con le amministrazioni locali ed approvato dalla Regione Toscana. L'operazione è scattata lo scorso 1 luglio nel rispetto della normativa a tutela della fauna nidificante. Sono già partiti nelle settimane passate gli interventi per quanto riguarda la zona nord del comune, sul fosso di Marcena, sul torrente Maspino e sul torrente Chiassa. Abbiamo in partenza proprio in questi giorni gli interventi sul sistema Castro Bicchieraia e sono già al lavoro gli operai anche sul torrente Vingone. Al via, sempre in questa prima fase e in questa prima tranche di lavori, anche quelli sul fosso Sellina. Poi a breve partiranno anche sul torrente Vingone di San Giuliano e poi su tutto il sistema connesso Marancione e Lota. E poi spostandoci a sud, ricordiamo i corsi d'acqua principali, gli affluenti principali del Canale Maestro, tutti in manutenzione, quindi il Rio Grosso, il Rio di Rigutino, il Torrente Vitiano e tutti gli altri che tagliano, diciamo, sia la SR71 che la via dei Ristradelli, sono tutti in manutenzione. In questa zona in particolare ricordiamo anche una serie di tratti di monte che quest'anno saranno oggetto di manutenzione proprio a monte dei centri abitati, che poi quella è la zona anche che è stata più colpita dall'evento alluvionale, ricordiamolo, del luglio 2019.